o pichtelor. 10 orsi tendeva a sdrammatizzare tutto, ma ogni sua azione era frutto di saggezza e ponderazione. Voleva che restassi con loro, ma io sapevo che l'esercito, con la scusa di cercare me, avrebbe trovato e distrutto l'intera tribù. Cercai di convincerlo a spostare l'accampamento, ma lui si limitò a sorridere e a parlare di innocenti piaceri, facendomi notare che, alla sua età, un bel fuoco è meglio di qualsiasi altra cosa. 10 Orsi era un uomo straordinario. Non hai niente da dire. Che cosa dovrei dire? Quello che pensi. Tu hai deciso così. Il mio posto è accanto a te. Dovunque tu vorrai andare. Non hai paura. No. Ho detto che partiremo appena smette di nevicare. Lo hai detto a tutti? A qualcuno no. Tu hai finito tua pipa? Bella. Come tira fumo? Non ci ho mai fumato. Grandi amici, tu e me. Non ti dimenticherò.
uccide. Tredici anni dopo, le loro case distrutte, i loro bisonti scomparsi, gli ultimi Sioux ancora liberi si sottomisero all'autorità dei bianchi a Fort Robinson, nel Nebraska. La grande cultura del cavallo e della prateria era finita per sempre e la frontiera americana stava per passare alla storia.